Allora, Serena, Sara, Federica. Allora, vi volevo chiedervi un po' se ci potevate presentare questi due personaggi che sono uno l'opposto dell'altro, quindi lei è romantica, vegana, appassionata da musica e il tuo invece Tosca è un personaggio attaccato al potere, ai soldi, e, insomma, esattamente uno l'opposto dell'altro. Potete un po' appunto parlarci? Inizio io. Sara è una toccatrice, una sognatrice, una attenta appunto all'alimentazione, vegana, convinta, fa yoga, fa sport, ama la musica, è un po' chiusa nel suo mondo, crede nell'amore, lo ricerca disperatamente, ma si innamora sempre delle persone sbagliate, come spesso succede, quindi decide di lasciare Vincenzo, interpretato da Vincenzo Salemme, proprio perché si rende conto che sono troppo diversi e quindi incontra successivamente nella sua vita, nel suo percorso, quest'uomo Paolo, interpretato da Paolo Calabresi, che in realtà è peggio di Vincenzo, ma che apparentemente sembra proprio la sua anima gemella, cioè hanno gli stessi gusti, gli stessi interessi, hanno vissuto la vita allo stesso modo, mangiano le stesse cose. E insomma, poi per scoprire il resto dovete guardare il film, ma Sara sicuramente resta innamoratissima di quest'uomo. E io sono Federica, questa donna, come dicevi, abituata al comando, all'architetto di successo, e effettivamente all'inizio viene presentata come una donna legata molto al denaro, al successo, al potere. Invece poi via via via, durante il film, si scopriranno anche tutte le sue fragilità e quindi questo già ce la rende più simpatica. E poi proprio c'è questa frase a metà film che un po' anche la giustifica, dove dichiara: ma io perché dovrei desiderare un uomo miserabile, un uomo che non ha ambizioni, un uomo che non desidera arrivare da nessuna parte? E quindi alla fine forse non troverà l'amore, ma troverà l'amicizia, che è anche un altro tema del film, dove effettivamente forse l'amicizia, forse, arrivo a dire, è anche più forte e più importante dell'amore. Vi siete ritrovate in qualche punto con i vostri personaggi oppure per nulla? Beh sì, Sara sicuramente su questa leggerezza, la voglia di vivere, il fatto di essere una persona positiva, di credere nei suoi ideali, portarle avanti fino in fondo, la forza, la determinazione comunque di una donna che lavora, che è in carriera, che crede in quello che fa e che lo fa con amore. E poi per il resto no, attualmente sono una donna innamorata, felice di aver trovato la persona giusta, Sara, chi lo sa. No, io anzi sono veramente molto molto distante da, nel senso che proprio a me mi manca il comando, non riesco a avere questa dote. Beh, però della personalità, della forte personalità, sì. Beh, questo sì, hai ragione, mi ci ritrovo, però anche questa ambizione forse non ce l'ho mai avuto. Io ho avuto la fortuna di trovare immediatamente un lavoro, cioè non è che me lo sono cercato, ho sempre voluto fare l'attrice e l'ho fatto, ma con grande serenità. E quindi questo desiderio, questa smania di uscire, cioè non ce l'ho mai avuta. Però sicuramente sì, un carattere dolce ma fermo, ci sono sempre stata. Certo. La tematica del film è quella della vendetta, dell'amore, della solidarietà maschile e anche appunto quello della femminile. Sì, in realtà lei un po' prova tenerezza, in qualche modo cerca di difendersi in quel momento quando scopre tutto questo arcano. Quindi sì, anche solidarietà femminile, quindi anche molto il valore dell'amicizia. Tra donne poi... Io guarda, ne sono convinta. Che alla fine le donne quando si uniscono sono vincenti, molto più dei maschi, però io spesso i maschi li invidio, perché riescono a fare più sistema, a stare più insieme, a condividere più cose, e tra donne è più difficile. Forse sì.